Dalle 8 e mezza da colore. Ecco, però bisogna stare molto attenti, perché se noi martedì siamo senza assistenza medica, cioè assistenza tecnico-politica dei medici. Ma che cosa? Sì, a metà la posta. Chi è venuto? Un che io l'ho trovato con un motore bianco. E che macchinario aveva? Ci sono l'erpice stamattina? No, sempre col motore, quello che era la terra. Ah, sempre quello. Cadì che è tozzeruata. Sì. Sì, sì, gira. Io sono cugino di Berto e di Tonino, abito vicino a loro, di conseguenza li conosco ormai da 20 anni. Tonino e Berto sono 19 anni che sono qui, 17 credo, non lo so preciso, ma siamo cugini e abitiamo vicino. C'è l'orto che combacia insomma con la loro casa. Hanno una casetta vecchia, avevano anche il cavallo loro, vivevano con questo cavallo quando ancora campava suo padre e sua madre. Dopo li hanno portati a San Bartolo, di conseguenza il padre è morto, la mamma anche, e così. Tu ti ricordi perché li portarono in ospedale? Li portarono in ospedale perché Tonino, no, Berto sapeva scrivere, se la cavava anche, ma dopo si è inzuccato con un camion. Sì. E allora di conseguenza non era più molto a posto, beveva, e allora lo hanno portato qui. Tonino è una analfabeta, credo. Sì, che quanti anni è che li conosci, Tonino e Alberto? No, una ventina d'anni. Una ventina d'anni? Da quando sono venuti qui la prima volta? Sì. E sono sempre stati così, uguali? Di volta Tonino è più carogna. È più carogna? È più carogna. La compagnia è più cattiva. Il carattere? Sì, più nervoso. E Alberto? Buona giornata. Ha più paura di cosa? Sì, ha più paura di ciò che adesso, che lui non può venire a storia, ma... Ha di volte spallette, e non ti dice, no, ti testare, perché se ti spallette, non ti fai punire dal dottore, ti facciamo a punire dal dottore. Quello non è mai successo. Ma... No, ma adesso la fai neanche più. Adesso loro non la fa più, adesso loro lì. Quindi il letto ce lo fanno tutte e due? No, sì, ecco. No, adesso. Ieri si parlava del fatto che a San Carlo dovranno anche farsi da mangiare la sera. Secondo voi ce la fanno o non ce la fanno? Ah, però solo. Non possiamo dire. Perché non si può dire? Perché è difficile. È molto difficile. È difficilissimo. Ah, è difficile. Ma il conto è difficile. Ma è difficile. Cioè, si tratterebbe di usare un fornello elettrico. Sì, ma le preoccupa per un ivete. Tu glielo potresti insegnare, no? No, mi capisco perché quelle mie. E poi mi inizio stiamo le zenti tra il suo paese. A Nito Smina da Bonfred. Cioè, tu non li conosci? No, è tu sbaglio perché. A Shonda. Il carattere, a Ciodror. Voi credete che sia importante il carattere dei paesani di San Carlo? Cioè degli non lo sappiamo, non lo sappiamo. E secondo voi dipende molto dal carattere di quelli di San Carlo se Tonino e Alberto si troveranno più o meno bene? Cosa dite? Ah, beh, là che schisto. Perché loro quando sono in compagnia serena si trovano bene, no? Quando scendono in Però Roberto. Ci piace un corso di vino di più. Ah, gli piace vino. Abbiamo provato ieri a parlarne fuori esattamente il ritratto.
Il bastonino è più moderato. Ecco, questo. Ecco, ma per quanto tempo vanno al paese? Per quanto tempo? Dovrebbero andare a stabilirsi. È stato trovato un appartamentino. Vende la possibilità finanziaria? Sì, la possibilità finanziaria è. C'è la loro pensione e poi ci sarà un aiuto della provincia per quello che riguarda la possibilità di affrontare completamente. Ci piace andare al cinema, ci piace vedere il football, ci piace. Amicizia con donne, conoscenze. Senti, di andare via qui da San Bartolo, ti dispiace? No, mi piace molto andare via. Ti piace molto andare via e qua non torni più? Dove più? Non torni più? Dove più? Perché? Mi piace. Non ti piace stare qui? No. Mi piace più stare al mio paese. Perché? Cosa c'è al tuo paese? Il mio paese mi conoscono tutto. Ti conoscono tutti? Sì, tutti. E se non trovi da lavorare, come fai al tuo paese? Vado. Trovo a lavorare. Trovi? Sei sicuro? Sì. Sì, trovo io. Dunque, allora ci troviamo qui al Bar Bregola. Bar Bregola di via San Bartolo 2. E siamo molto vicini a San Bartolo, questo bar infatti ha sempre costituito il punto di appoggio esterno per i degenti di San Bartolo che hanno goduto delle maggiori libertà. Prendiamo il lavoro, per esempio, qualcuno di voi ha dato dei piccoli lavori a Tonino e Alberto? Noi sappiamo che Tonino e Alberto in modo specifico qualche lavoretto lo fanno, per esempio abbiamo qua il nostro amico Saletti che... Io voglio dire che l'unico lavoro che ho dato ad Alberto e che ha svolto in maniera esemplare è stato di rilevare i numeri delle targhe di tutte le automobili dei miei amici e penso che se li ricordi ancora tutte tuttora, questo senz'altro. Per quanto riguarda Tonino non credo che sia portato al lavoro manuale, al lavoro fisico, anche perché... Lui è un vezzoso, no? Lui è un... al Nobile, lui vuole fare al Nobile. Lui vuole stare vestito bene, anche se poi in effetti magari è vestito male, ma lui vuole sembrare così. Mentre per quanto riguarda probabilmente Alberto, un discorso per un certo tipo di lavoro penso che sia in grado di svolgerlo. Ma qualcuno gli ha dato del lavoro retribuito? No. Qui dentro penso di no, è stato affidato lo stesso lavoro a qualcun altro, sì, ma Tonino e Berto no. Ritornando al discorso di prima, io penso, si diceva che la società le accettasse oppure no, ma bisogna anche guardare un po' la gente. Se noi prendiamo Tonino quando entra qui, sa farlo, al viene dentro, verso la porta, al primo che fa, a spesa la giacca, fa un zir su se stesso e al torna Andrei, al sguardo, al tira fuori una fotografia. Cos'è sufficiente per accontentare Tonino? Un sorriso? Niente. A San Carlo non è bisogno fare un sorriso ai ragazzi. È una cosa talmente, cioè per me è talmente impensabile che la società non lo possa accettare. Cioè, è impossibile per me pensare questa cosa qua. Ecco, questo che si è visto è una parte, è una selezione del nastro che noi abbiamo portato a San Carlo per così iniziare questo processo di discussione con il paese. Adesso per far vedere tutto l'altra il seguito, che cosa mettiamo, no? Sì. Cioè, adesso se vogliamo fare il discorso come è avvenuto cronologicamente, dobbiamo mettere in pratica, sono state 4 le occasioni a San Carlo dove abbiamo fatto vedere il nastro dei 2 corsi montato. Abbiamo fatto vedere 2 volte in assemblee giovanili del paese, una volta in un bar e l'ultima volta in una camiceria che è alloggiata proprio sotto la casa dei due accorsi. Ecco, quindi adesso conviene che facciamo una selezione di tutti questi momenti in modo che sia chiaro che noi abbiamo seguito tutto il processo iniziato quando è circa 3 mesi fa ormai, sì. No? Cioè, in sostanza gli accorsi sono stati dimessi il 28 di aprile, ma molto tempo prima il lavoro era iniziato, insomma il lavoro di preparazione è questo. Il 19 maggio noi abbiamo seguito questo processo creando una discussione attorno al fatto della dimissione. Prendi il futsale.
Tonino, Tonino di chi? Tonino, ti diamo l'indirizzo di una bella mia. Scende scuro a te, Tonino, dai. Tonino. Dava a Aldi, Aldi Adriano, che ha la mania di giornalino. Vabbè, comunque non debba uno stacca da fare, stacca da fare. Ecco, anche a te che cos'è? Perché a te sfida il chiaro. Lo scoglio che può, essere, che può rappresentare, cioè quello che può far naufragare un'esperienza di questo genere, io credo di identificarlo sostanzialmente in quello che diceva l'ultimo intervento del filmato, cioè quel ragazzo al bar. Lui diceva basta un sorriso per far sentire questa persona tranquilla. Ecco, a San Carlo abbiamo verificato nel caso di Mario, quando rientrò al paese, che ci fu veramente chi invece lo prendeva per il sedere, chi lo prendeva in giro, chi gli offriva da bere e lo faceva ubriacare. Secondo me il filmato è fatto molto bene e serve veramente a rendere l'idea di come vivono questa gente, di come si comportano e come reagiscono. Ed è fondamentale, secondo me, far vedere questo filmato a tutta la gente, cioè a farlo vedere a un numero più grande di persone possibili, perché se noi riusciamo a responsabilizzare tutti i cittadini di San Carlo, a fargli capire che è più importante capire come sono, capire quello che dicono, quello che fanno, invece di magari dargli dei soldi, come si diceva prima, e poi sentirsi liberi da ogni responsabilità, credo che il problema sia praticamente risolto. Perché noi facciamo questo, San Carlo faccia questo per accettare Tonino e Berto? La problematica immediata però c'è, nel contempo si cerca di allargare e dimostrare alla gente che queste iniziative dei tecnici delle malattie mentali prendono dei provvedimenti di allargamento, di della possibilità che la gente in imprigionati non restenti manicomi, in poche parole. Per me è questa che, però immediato, io pubblicizzerei un sabato sera, cioè nel momento che il bar è più frequentato di tutti, magari a che du bar, finito duro, sorpresa, che si metterà d'accordo, eh? Venga, allora facciamo tutti, fai tutto, venga facciamo, aiuti che mi vuoi più fare niente, e tanto che ho tempo di che non fa niente di io perdere. Signore che avete visto nel nastro che faceva le domande, il dottor Missiroli che lavora a San Bartolo e che appunto quindi si può anche approfittare della presenza per fare delle domande, com'è la situazione all'interno, che effettivamente non compare completamente da questo filmato. Ci sono alcuni aspetti, gli ammalati parlano, si muovono liberamente, sapete San Bartolo è aperto, insomma, quindi possono andare al bar, possono muoversi, possono anche andare nelle case, voglio dire, se oppure non so se Missiroli vuole dire qualcosa. Io volevo soltanto chiedere questo, c'è qualcuno di voi che si ricorda di Tonino e Alberto prima che venissero definitivamente lasciati dentro al manicomio? Cioè, se c'è qualcuno che ricorda anche come avvenne, quali furono i motivi per cui a poco andarono definitivamente a vivere nel manicomio, dove ci stanno da circa più di 20 anni, insomma. Meno giovani, ecco. Vai là. Io ricordo una cosa che si arrivò a far ricoverare questi due perché i cittadini li prendevano in giro e si definì, insomma, che si doveva, le autorità dovessero impegnarsi per mandarli a ricoverare. Non so, è un esperimento questo che si vuole fare, è l'ospedale che li manda a casa o sono i cittadini che li vogliono reinserire nella società? È una domanda, insomma, cosa fare? Direi che è una domanda a doppio taglio, cioè mi sembra provocatoria come domanda. No, provocatoria. È un esperimento che fa l'ospedale? No, comunque, provoca un allargamento del discorso, direi. Cioè, provocatoria perché effettivamente, secondo me, è una domanda molto, molto centrata, insomma. Direi che, ecco, lei dice... A un certo punto fu deciso dalle autorità che era meglio che stessero là, no? Ecco, noi vorremmo a questo punto riuscire a fare l'inverso, cioè
La decisione, non si può parlare di una decisione, per noi all'ospedale psichiatrico non ha senso che loro stiano lì, cioè sono fra i tanti che non ha alcun senso che stiano lì, infatti l'avete visto tante volte, li abbiamo ripresi, sono lì fuori, loro hanno una libertà notevole, non stanno mai dentro all'ospedale da quando l'ospedale è aperto. Quindi ecco, a un certo punto abbiamo detto, beh, Tonino e Alberto, San Carlo ce l'hanno nella testa e nel cuore, perché non devono tornare al loro paese. E allora, siccome abbiamo anche l'equipe che lavora sul territorio e quindi è in grado di organizzare nei limiti del possibile e anche nei limiti del giusto questa operazione di reinserimento, abbiamo detto, beh, proviamo, no? È una decisione quindi che a questo punto è molto matura. Questa discussione, queste altre discussioni che cercheremo di organizzare, quelle che già abbiamo impostato, secondo me sono molto utili, proprio perché permettono di scambiare dei pareri e permettono anche di verificare così quelle che poi sono le possibilità di adesione da parte della popolazione. Insomma. Un problema troppo grosso. Sì, è un problema grosso. Beh, cominciamo a... Perché sono tutti d'accordo, in principio poi lasciano perdere tutto. Si ritorna 20 anni fa. Si ritorna 20 anni fa? Sì, sì. Ma lei personalmente esprime un suo parere come persona, prendendosi anche della responsabilità? Loro non hanno mai fatto del male a nessuno, però erano sempre fatti arrabbiare. Questa è la verità. Comunque, qui trattandosi di due paesani, non so il perché si trova così poca gente a dire un parere, non so, o positivo o non positivo. Qui non so, quei ragazzi qui, io non li, ne conosco qualcuno, conosco quel ragazzo lì perché so che è di Sant'Agostino, conosco, sì, ma a proposito, i vari Tonino e Alberto non sono ragazzi pericolosi, che se dovessero essere esternarsi dal manicomio di San Bertolo o San Bartolo, non so, di Ferrara, che se dovessero inserire a San Carlo, dovessero creare una preoccupazione così grave, di già che hanno citato che non c'è preoccupazione finanziaria. Ho paura di questa cosa, credo che sia un esperimento che valga la pena farlo. Però, sì, no. Ecco, io sull'esperimento avrei dei dubbi a definirlo esperimento, perché l'esperimento è una cosa che ha un inizio e una fine, no? Questo qui invece si pensa, si spera che non abbia fine. Io penso che ce l'abbia la fine invece. Non l'ho detto prima, sarò pessimista, ma credo che non sia. Un esperimento. Ma penso di sì. Ma si può parlare di un esperimento, secondo me, perché se la mettiamo soltanto nella logica dell'esperimento, allora si lascia il problema come problema prettamente diciamo tecnico, medico, e io vi dico che non è un problema medico, perché è un problema di assistenza quello di Tonino e di Alberto, come della maggioranza dei degenti in un ospedale psichiatrico. E quindi se è un problema di assistenza è un problema di interesse di tutta la collettività. Qui a San Carlo non siamo nuovi di queste cose, perché c'è un suo fratello qui a San Carlo, perciò io penso che nessuno ci faccia gli scherzi, anzi è aiutato da tutti, va bene? Perciò adesso il fratello, sì, Mario, perciò io credo che né più né meno, va bene, sia a livello di quelli là, perciò qui è aiutato San Carlo, non è che noi siamo ancora da 20 anni, come dice il Signore, noi abbiamo migliorato anche noi, tanto nell'educazione come in tutto il resto. Ma cazzo figlio! Fermo! Come degna, Camino? Allora ti chiede, sì! Fermo, guardami, Camino! Occidenti, mo! Senti tutto alle gambe, ciò! Ma bravo, Berto, ciò! Avermi, metti tutto alle gambe! Se mi fa mettere qui così non mi bagno. No, ti puzza, questo qui è stato fatto col peso. Roberto,
corpo, la lampada, anche se microfoni. Non abbiamo più nastro. Ah, va bene. No, c'è la guarda. Andiamo via subito. Vieni, Alberto, Alberto, stai attento. Alberto, che fa un po' ogni su, lei? Dai, Alberto. Dopo la terra. E come fai? Dopo andare a San Brosa da qui, eh? Ah, beh. Ma guarda Berto, ecco. Sono lì nel tuo paese. Schiavina. Ah, da Schiavina, sì, no, ma eravamo venuti per farglielo salutare. Cioè, eravamo venuti per farvi salutare suo fratello. Adesso dovrebbe venire anche, anche Tonino. Ma no, ma non vengono mica qui ad abitare. Non vengono qui ad abitare. Ma lei sapeva niente che non ho visto più bene, no? Non è stato migliore a tutti? No. Ah no, proprio non è stato per... E non me, non me. Io mi chiamo con me. Mi chiamo con me, tu per te. Perché? Io dissi allora anche che la giornata non è di solamente fatta di alcuni momenti, è fatta di 24 ore. Ne passeranno altri 10 a letto, ma neanche nell'altra parte della giornata la devono vivere, no? È vero, io dicevo questo, su questi problemi noi avremo possibilità limitate, lo dicevo l'altra sera, di avere un contatto con queste persone. Dovremmo coinvolgere altre persone perché queste persone vengono accettate normalmente. Ma sì, anche perché poi... Fanno qualcosa, non fanno qualcosa. Cioè, io penso che il rapporto è troppo protettivo proprio. Cioè, questo è una cosa su cui riflettere. Insomma... Infatti un po' il discorso, diciamo, anche di tecnica, di missione, tra virgolette. Cioè, un rapporto troppo protettivo non mi sembra neanche il caso di instaurarlo. Cioè, bisogna, sì, fare un... così, mettere in piedi tutta una serie di... Qualcosa lo supera, eh? Certo. Perché io penso, adesso non vorrei entrare nel merito, però non so... Noi dal di fuori che abbiamo sentito così un po' ci siamo interessati ai problemi, non è che ci sono fuori perché ci sono problemi degli accorsi, ma il problema alcuni di noi l'hanno anche visto perché, come dicevo prima, no? Quell'esperienza là e poi abbiamo subito anche attraverso qualcuno che lavorava con Basaglia, no? È vero? E, insomma lì ci sono arrivati dopo 10 anni, va bene che là hanno chiuso l'ospedale a un certo punto, però c'era già un lavoro che si faceva sul territorio per cercare di coinvolgere la gente, ma non così perché ci andavi lì a infarinare un pochino, ma perché si convincevano anche certe cose. E questo qua non è proprio, non è differente. Aspetta, andiamo avanti. Andiamo avanti. Vieni alla casa, ciò. Che dov'è la casa? La ciò, andiamo. C'è ti so. Pure me il microfono, va. Ci so. C'è del vento che tu ci guidi. Ce l'hai la chiave? Aspetta, vieni qua. Anche lui va in fretta, eh. Un 5 centesimo va bene. Non va mica d'agio, eh. Siamo guidati da Tonino a vedere la casa, insomma. E hai ripreso gli alberi che quel signore lì voleva prendere gli alberi? È il padrone di casa, lei? Sì. Ah, sì. Beh, allora come... Parliamo un po' con lei, dai. Abbiamo già parlato con lei? Mai. Parliamo un po' con lei. Mai con me, dica pure.
che impressione, insomma, le bellissima fa, quando, casa a questi ragazzi. E quando mi hanno detto chi veniva ad abitarci, e gli ho dato senza complimenti. Lei come si chiama, scusi, chi ci serve? Chiavino Cesare. Lei ha solo questa di casa? Tutto questo gruppo qui. Ah, questo gruppo, anche la di dietro. Beh, ma è anche bella grande quella casa lì, insomma. Sì. Lei l'ha fatta mettere a posto? Prima che andassero. Ma lei non pensa di avere dei problemi? Con chi? Con quei ragazzi lì? Mi diverto. Sì. Sono convinto di divertirmi qui nel lei consiglio. Naturalmente li conosceva già anche prima che fossero recuperati. Fin da piccoli, quando sono nati. Li conosco da un pezzo. Come se li ricorda loro? Me li ricordo da passare il tempo bene con quei ragazzi lì. Che ne sono innocui, non sono mica ragazzi che... Allora come mai sono stati 20 anni e più? Ah, questo non lo so il perché. Tienici un po' questa stanza qui. Mi fai vedere i cassetti, guarda. Cosa c'è qua dentro? La roba. Che roba era? Tutti i vestiti. Tutti i vestiti. Che non c'è roba. Oh, poi l'armadio. Tutto Nino, con tutto il tuo jack. Bisogna che ti gavi un armari grandissimo. Fallo vedere in modo, ecco, che vada dentro. Beh, chi è il jack? Tutte le tue. Mio fratello, mio amico. Quali sono le tue? Dai, vabbè. Avanti, qua ci sono i due letti, poi ci fai vedere. Cosa c'è ancora? Quanto posto è ancora? È la camera, forse, non so. Beh. Benini, l'orgoglio della cucina è il televisore. Che però non funziona a brisa, o sì? Perché manca il filo la tua? Manca il filo. Manca l'antenna. L'antenna chi? Chi la mette l'antenna? Che va la vista? Ah, manca il filo. Sì. Allora, e dov'è aperto? Con chi è il filo? Quello dentro, Con chi guarda? Manca quella che è il filo che. Insomma, va bene. Ostia. Manca il filo. Allora, oggi è il primo giorno che siete a San Carlo, Siete arrivati stamattina. Allora, come va? Bene. Avete trovato delle accoglienze buone, Ostia, il padrone di casa di giù ha parlato sì. Di voi benissimo. Vabbè. Guarda mia amica. La televisione. Guarda chi? Un buon questo e un buon mi noita Puglia. Ah, vuole una manopola, eh? Sì. Che filo? La televisione alla mia. Ah? La guardare. Vediamo. Cosa? Ah beh, vabbè, il microfono sì, il microfono no. Ci ha detto Anne che da fare? E mette a botta a filare, ho detto. Che filo? La televisione a me. Questa è stata la guardresa, voilà. E se la guardiamo. Ascolta, sì. Tonino, in che? Gnossa te, signore, che? Sono Smighè. Sono Smighè. Vuoi conoscere? La guardia di San Paolo Smighè. E quanto tempo è che è via? 20 anni? Ma non so, di preciso non so, ma l'ha pure. Ma chi Berto? Berto Michè! Berto! Berto! Vieni qua! Vieni qua Berto, d'accordo, d'accordo, preso. Quanto tempo è che siete via, Berto? 20 anni. 20 anni precisi. Ma si fa vedere il televisore che funziona, che vuoi essere? Il pizza, anche il pizza non l'era passata. Perché si scalda? Senti che tu ah non c'era già niente che è questo? Che no, sì ma via, ma dove è? Berto! No, è il nostro paese, Berto! È il nostro paese? Sì, è il suo paese. Non è questo, niente, lì non c'è. No, niente. No, guarda, sento. Ti ho detto la televisione? La musica, sì, la musica, no, sì, c'è, perché la volta scorsa non andava a brisa, adesso. Ma funziona. Senta, ma piano, arriva. C'è scelta. No. Come va allora Tonino? Va bene? Bene adesso, c'è per via mi. Io sempre via, in tu altro. Va bene? Aspetta, so che ne aspetta. Aspetta, mi. Aspetta, che so che ne ha, mi. Aspetta, che ne ha. Fa vedere. Ecco. All'azione. Sì, al bassino. Al bassino. Tonino voleva essere contestato, trova bene. Trova bene. Sì, io sono via. Io sono per via. Sono via per pesce. Io dove la fai la fila per vedere? Io la fai la fila per vedere. Che la fila chi? Ma quando è la fila? Minchia! Ma adesso anche viene. E poi le giocce per l'impiazza. E per arrivare? Sì. Cosa? Che è il pum, dite. Che è il pum. E dal lato. È il lato brotto. Lato. Latte. Si prende a star con te. Sì, la letto non la. Ecco perché dico, dico. Ecco. 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 Ecco.
Potete lasciare accanto? Oh, senti, quando hai sentito la lampada di gira andare? Senti che veniva, eh? Ciao Palpini, 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 eh? Ciao Palp